Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento molto importante che molti di voi mi hanno richiesto, ovvero come si calcola e come si riportano le misure sulla bicicletta per quanto riguarda l'altezza della sella. Bene, questo è un argomento molto delicato perché forse fra tutte le misure, al di là ovviamente di quella del telaio della bicicletta stessa, è quella più importante per la trasmissione ottimale della potenza dei nostri arti inferiori direttamente sul movimento centrale e poi sulla ruota posteriore. Ma bando alle ciance e andiamo subito a capire come si determina l'altezza della sella. Chi si occupa di ciclismo da molti anni avrà sentito dire che il ciclismo è uno sport a catena cinematica chiusa, come ad esempio il canottaggio. I punti cinematici in cui il nostro corpo si blocca, si fissa, sono tre e sono il manubrio, la sella e i pedali. Noi oggi ci occuperemo della sella, di come cioè si calcola l'altezza della sella rispetto alle nostre misure fisiologiche. Partiamo col dire che per avere un ottimo rendimento biomeccanico e catabolico muscolare occorre che questo parametro sia il più preciso possibile a quelle che sono le nostre esigenze. Non dovrà essere ovvero troppo alto e allo stesso tempo non dovrà essere nemmeno troppo basso, ma dovrà essere un valore preciso a quelle che sono le nostre caratteristiche biometriche. Infatti, se noi vogliamo che i nostri muscoli degli arti inferiori abbiano un rendimento ottimale quando siamo in bicicletta, occorre che questi muscoli possano estendersi in un certo range. Questo range è dato ovviamente dall'altezza di sella. Allora ragazzi, ora sarà un pochino noioso perché mi addentrerò in aspetti un pochino tecnici e so che può essere un pochino palloso, però voi abbiate pazienza perché questo è fondamentale per capire bene quanto è importante l'altezza della sella per un ciclista. Dunque, la pedalata si divide in quattro fasi. Quella che a noi interessa in questo momento è la prima fase, quella cioè chiamata di appoggio e di spinta. È qui che si ha la maggiore azione degli arti inferiori sul pedale, sulle pedivelle e tramite la catena e rapporti anche sulla ruota posteriore. In questa fase, se il muscolo dell'arto inferiore è troppo accorciato perché la sella è troppo bassa o troppo allungato perché la sella è troppo alta, noi qui abbiamo un deficit, abbiamo cioè un rendimento che non è ottimale. Andando a modificare l'altezza della sella, modificheremo le leve con cui gli arti inferiori trasmettono potenza ai pedali. Un'altezza di sella troppo alta o troppo bassa, cioè fuori dal nostro parametro biomeccanico, biometrico, produrrà dei leveraggi sbagliati e inefficienti. Considerate che alzando troppo o abbassando troppo l'altezza della sella, noi non andiamo soltanto a modificare la fase di spinta, ma andiamo a modificare un'altra cosa molto importante, cioè l'asse del piatto del pedale. Anche questo è un concetto difficile, magari lo riprenderemo più avanti, ma questo mi serve per dirvi quanto sia importante la giusta altezza della sella. In sintesi possiamo dire che un'altezza di sella molto alta sarà efficace nella prima parte della pedalata tra il 50° e il 100° grado. Un'altezza di sella molto bassa invece sarà efficace nella prima parte della pedalata tra il 90° e il 150° grado. Questo ovviamente vi fa capire quanto si riducano molto gli angoli efficaci di spinta sbagliando l'altezza della sella. Ora che abbiamo capito in modo molto semplice e spero anche esaustivo quali sono i limiti di avere un'altezza di sella molto alta o molto bassa, andiamo a capire come si calcola l'altezza della sella. Ci sono molti modi per calcolare l'altezza della sella. Uno molto usato e abbastanza comune è quello di calcolare il 107% del nostro cavallo. La rilevazione del cavallo è molto semplice, basta soltanto avere un metro e misurare la distanza del cavallo da terra. Dopodiché, con una semplice proporzione matematica, andiamo a trovare il 107. Questo è un parametro che, diciamo, è il parametro standard ed è quello che soddisfa il 90% dei cicloamatori e dei cicloturisti. Ovviamente, per un dato più preciso, occorrerà usare altre formule che sono altrettanto valide, ma che saranno un pochino più attinenti. Ovviamente si parla di scarti di qualche millimetro. Non scordiamoci mai che l'altezza di sella ottimale è quella che determina gli angoli delle nostre leve, delle nostre articolazioni ottimali, non solo per la fase di spinta, cioè non solo per il rendimento biomeccanico e quindi di potenza, ma è anche quella giusta altezza che permette di ottenere il massimo rendimento senza
sforzare senza stressare e logorare tendini e articolazioni. Insomma, in sostanza, l'altezza di sella deve comprendere tutto, deve comprendere il miglior rendimento di potenza, ma anche la giusta posizione sul mezzo. Quella posizione, cioè, che non ci fa scendere di bicicletta completamente esausti, con i ginocchi, le caviglie e i muscoli e il bacino completamente devastato, perché abbiamo sacrificato una buona posizione, comoda magari, soltanto per un migliore rendimento. Oppure l'incontrare, non si può ridurre troppo la potenza per stare troppo comodi in sella. Cioè, deve essere un equilibrio perfetto. A questo punto, una volta che avrete calcolato il vostro cavallo, sarete in grado di utilizzare qualsiasi formula secondo voi sia più attinente alle vostre esigenze. Una volta fatto il calcolo, troverete l'altezza della sella. Non vi resterà altro che riportare questo parametro sulla vostra bicicletta e avrete determinato uno dei parametri più importanti della biomeccanica della bicicletta, che è l'altezza della sella. Quindi ragazzi, grazie a tutti per avermi seguito, vi aspetto ancora sul mio canale, se non l'avete fatto iscrivetevi. Ciao ragazzi, alla prossima!